La trasferta in Lettonia ha offerto la ribalta ai portacolori di AC Team Italia, protagonisti nel Rally Sprint Vecpils, terzo round della serie nazionale Latvian Rally Championship. Breve ma intensa la gara disputata sugli sterrati intorno a Liepāja, su 66 km di prove, nel pomeriggio di domenica 14 maggio, che ha visto salire sul podio sia Valentino Ledda sia Giovanni Trentin, rispettivamente al secondo e terzo posto di classe LRC4, ovvero la Rally 4 identificata dalla FIA, ma anche nell'Under 18. Gli equipaggi della nazionale hanno chiuso al 20° e 21° posto assoluto. Ottimo l'esordio in un rally per il sardo Valentino Ledda, che ha debuttato insieme a Claudio Mele sulla Ford Fiesta Rally 4 gommata Pirelli e gestita da Baltic Motorsport. La piazza d'onore nella categoria LRC4 è arrivata dopo un rally costante, impreziosito da un successo nella terza delle quattro speciali affrontate per la speciale classifica della Rally Sprint Open Cup, che ha visto il pilota di Burgos avvicinarsi fino a 13,3 secondi dai vincitori, i fratelli Bruati-Niex. Prestazione impeccabile anche per Giovanni Trentin, navigato da Danilo Fappani, alla terza partecipazione al campionato lettone. Per il trevigiano è stato un fine settimana impegnativo, nel quale ha affrontato prima una gara test in Lituania, l'Orlen Lietuva Rally, conclusa in anticipo per problemi elettrici alla sua Ford Fiesta Rally 4, che l'hanno costretto al ritiro mentre era in zona podio. Epilogo che non ha cancellato comunque gli ottimi riscontri in crono, tra i quali una speciale vinta. Domenica Trentin si è concentrato sul Rally Sprint Vecpils, concluso in terza posizione di classe alle spalle di Ledda, con un finale in crescendo arricchito dal successo nell'ultimo crono. Il risultato è anche in questo caso condizionato fortemente dalle noie elettriche che hanno rallentato Trentin Fappani nella prima parte della gara, poi risolti in assistenza in vista della seconda fase. Il piazzamento ottenuto vale comunque al giovane di Montebelluna il terzo posto nella categoria delle Rally Sprint Cup e gli permette di mantenere la leadership in questa classifica generale. Amara invece la prima trasferta per Mattia Zanin, impegnato in una gara testa all'Orlen Lietuva Rally in preparazione dell'ormai prossimo FIA Junior ERC al Rally di Polonia. Il pilota trevigiano si è subito distinto all'esordio con la nuova Peugeot 208 Rally, navigato nell'occasione da Pietro Ometto. Nella quarta speciale, su un dosso, proprio alla fine prova, uscita di strada senza conseguenza che ha messo fine in anticipo alla sua gara. Passati pochi giorni però sta per partire la scalata al FIA ERC Junior, il campionato europeo Rally Junior, per Daprà e Zanin, portacolori di AC Team Italia. 22 anni appena compiuti per il Trentino, da compiere tra pochi giorni per il Trevigiano, i due giovani piloti rappresenteranno la nazionale nella serie continentale dedicata agli Under 28, a partire dal 79° Orlen Rally Poland. Daprà sarà navigato da Luca Guglielmetti, Zanin da Fabio Pizzol, entrambi a bordo delle Peugeot 208 Rally 4 di Delta Rally, con pneumatici Hankook come dettato dal regolamento del FIA Junior ERC. Roberto Daprà si presenterà sempre in coppia con Luca Guglielmetti nel gruppo dei possibili favoriti, in virtù dell'ottimo avvio di stagione che lo ha visto vincere sullo sterrato in Portogallo a Fafe in classe RC4, prima di ripetere la prestazione di spessore anche in Spagna sugli asfalti delle Canarie, dove ha dominato la gara prima del ritiro per noie tecniche. Per il pilota di Roveré della Luna sarà la seconda stagione consecutiva nell'Europeo Junior e attualmente si trova in seconda posizione generale di classe RC4 nel campionato dopo due gare, ad 11 punti dal capolista il tedesco Kreuter.
Si tratta invece della prima stagione fuori dai confini nazionali per Zanin, giovane pilota di Conegliano, cresciuto nei monomarca sulle strade italiane e passato lo scorso anno dal campionato italiano assoluto Rally Junior, chiuso da terzo classificato. Per Mattia Zanin ci vorrà quindi più tempo per metabolizzare le velocità delle strade europee, soprattutto su una vettura nuova per lui, conosciuta solo in parte nella gara test, sostenuta lo scorso fine settimana in Lituania e conclusasi con un ritiro dopo buoni riscontri nelle prime speciali. Sia Dapra sia Zanin hanno sostenuto test preparativi nella giornata di mercoledì 17 maggio, quindi hanno avuto la possibilità di studiare le speciali del Rally di Polonia nelle ricognizioni del giovedì. La gara, terza tappa dell'Europeo ma prima per la categoria Junior, si svolgerà da venerdì 19 a domenica 21 maggio intorno a Mikołajki, località nel nord della Polonia. Il programma avrà un ritmo intenso e prevede 919 km di percorso totale, dei quasi 182 crono, divisi in 16 prove speciali su fondo sterrato. Si inizierà dalla mattina di venerdì con le prove libere, seguita dalla qualifying stage di poco più di 3,5 km alle 12.30, che anticipa la partenza dal centro di Mikołajki dalle 17 e introdurrà alla super speciale 1, ricavata in un circuito di 2,5 km con partenza dalle 18.30. A seguire, 7 speciali per 103 km al sabato e le rimanenti 8 per 182 km nella fase finale più consistente, oltre che decisiva, nella giornata di domenica. Concluso a Termini Imerese il Targa Florio Historic Rally, terzo round del CIRAS, il campionato italiano Rally Autostoriche 2023, unica gara a coefficiente 1,5. Nella gara siciliana sugli scudi Natale Mannino, alla prima vittoria della sua carriera nella gara di casa, dove ha trionfato con a fianco Calogero Messineo sulla Porsche 911. Un rally intenso e significativo per il driver palermitano che dopo il miglior tempo nella prima speciale Nino Vaccarella ha conquistato il penultimo passaggio della Vincenzo Florio, portandosi anche al vertice della classifica di terzo raggruppamento. Alle sue spalle il pavese Matteo Musti, staccato di 33,2 secondi dal vertice in virtù di problemi al cambio dalla PS4 della sua Porsche Carrera RS, condivisa con Francesco Granata, che non gli ha consentito di esprimersi al meglio. Nonostante la defaillance, il vogherese si è aggiudicato il secondo raggruppamento precedendo Raffaele Salvatore Picciurro e Nucera Gibellini. Terzo gradino del podio per Matteo Luise, navigato da Melissa Ferro sulla Fiat Ritmo 130 Abarth, che ha svettato nel quarto raggruppamento, davanti ai toscani Mariotti Sanesi sul Ford Sierra Cosworth, ottavi assoluti alla loro prima volta alla targa e dalla Lancia Delta Integrale di Parisi Portera, undicesimi nella generale. Soddisfazione per il pilota veneto, secondo nel 2022 nella gara sicula e che ha registrato il miglior tempo nell'ultima speciale, l'Ascari Gratteri 3, corsasi in notturna. Al sesto posto De Bellis Soriani su Porsche 911 SC, che sono secondi nel terzo raggruppamento, mentre al settimo un'altra Porsche 911 SC, quella di Lopresti Biglieri, che chiudono il podio del terzo raggruppamento. Al nono posto assoluto Walter ed Alissa Anziliero su Ford Escort di secondo raggruppamento e precedono Giudicelli Torricelli su Volkswagen GTI che completano i top 10. Successo per il piemontese Parisi nel primo raggruppamento, vincitore di 5 speciali sulle 9 complessive. Il pilota torinese sulla Porsche 911 SC, navigato come sempre da D'Angelo, ha staccato di 17,5 secondi Palmieri e Zambiasi su un'altra 911S, che hanno realizzato il miglior crono in 4 speciali. Un risultato utile e positivo per la classifica di raggruppamento di cui condividevano il primo posto con gli stessi punti, mentre al terzo posto si classificano Giuliani Sora sulla Lancia Fulvia Coupé a poco più di 4 minuti dal vincitore.
beffato all'ultimo Pierluigi Fullone, pilota di Collesano che volava sugli asfalti siciliani, ponendo il sigillo su 7 delle 9 speciali disputate, fino al ritiro nella PS8 per guasto meccanico della sua BMW M3 di quarto raggruppamento, condivisa con Alessandro Failla. Trasferta sfortunata anche per Emanuele Farris con Roberto Spagnoli a destra, che nella PS3 Lascar in Gratteri 1 è uscito di strada con la Porsche 911 SC di quarto raggruppamento. Un finale amaro per il pilota sardo che aveva aperto positivamente la stagione delle storiche 2023 col secondo posto al Costa Smeralda. Ma sentiamo dalla viva voce di Riccardo Mariotti emozioni e sensazioni dopo la sua prima partecipazione alla Targa Florio Historic. Ringrazio chiaramente Sandro, che lui alla prima esperienza in Sicilia è stato impeccabile e mi ha aiutato sempre fin dalle ricognizioni durante tutta la gara. Abbiamo fatto sempre delle scelte giuste di pneumatici e purtroppo anche noi abbiamo patito un po' di problemi durante il secondo giro di prove. E poi ringrazio il team De Rossi, insomma, che al solito mi hanno dato un'avventura veramente perfetta, anche sotto un punto di vista di assetto, e io direi la più ammirata della gara, perché c'erano un quantitativo di appassionati che veramente ci osannavano, forse la ricordavano anche da quando aveva percorso quelle strade con Vareno Grassini alla fine degli anni 90. Partecipare alla 107ª Targa Florio è stata per me innanzitutto una grande emozione, perché la gara è una gara mitica, è una gara di cui tutti i piloti vorrebbero partecipare. Per me era un sogno nel cassetto e fin da quando, da poco più che ragazzino, andavo a vedere i rally in Toscana, sia quelli nazionali che in Sanremo Mondiale. Sicuramente però l'approccio da parte di un pilota a questa gara, insomma, sapevo, perché il maestro De Rossi mi aveva avvertito, che queste strade sono fra le più difficili del panorama nazionale, sono molto sconnesse, sono scivolose a tratti, l'interpretazione della gara è assolutamente la più difficile che io abbia mai incontrato. Le strade sembrano tutte uguali, in realtà alcune curve la macchina non tiene, pertanto gioco forza per chi non ha esperienza, per chi non ha, come me, mai affrontato la gara, ovviamente deve tenere un passo ridotto, perché altrimenti, insomma, i rischi di non portarla in fondo diventerebbero troppo importanti. Chiaramente qua i piloti siciliani, che già sono fortissimi nel panorama nazionale, qua sono imbattibili addirittura. Per me la grandissima soddisfazione è di portare la gara in fondo, pur con qualche problema anche per noi, il secondo giro, prontamente però risolto dal team De Rossi, che veramente ringrazio, e arrivare a Termini Imerese sul secondo gradino del quarto raggruppamento mi ha ripagato veramente di tutti gli sforzi che abbiamo fatto per far bene questa gara. Sono veramente felice di questa esperienza meravigliosa. In ritardo a sinistra 3 più tieni, in destra 3 più tieni no, e sinistra 4 più chiude, in destra 3 più tieni no, 50 a vista, anticipa a sinistra 5 per destra 6 e anticipa a sinistra 4 più tieni, per destra 5 lascia, attento diventa 4 tieni al paletto bianco, in sinistra 3 tieni. Il CIRAS, campionato italiano rally autostoriche, dà appuntamento al 2-3 giugno con il 18esimo rally storico del Campagnolo, gara che chiuderà il primo girone del Tricolore 2023. Nel
primo appuntamento 2023 del campionato italiano GTI, svoltosi a Misano nello scorso weekend, le gare della GT Cup hanno avuto un dominatore assoluto, il belga Gilles Stadtbader, impostosi sia in gara 1 il sabato, sia nella 2 domenica. Nelle due competizioni, l'intervento in pista della Safety Car ha deciso le sorti della classifica, permettendo a chi inseguiva di recuperare ma non di vincere il sabato e l'esatto contrario domenica. Sono stati tutti normali incidenti di gara, ma la presenza di auto nelle vie di fuga ha obbligato la direzione gara per l'assoluta sicurezza a decidere le entrate ed uscite della Safety Car, che generalmente ricompatta il gruppo dei concorrenti rendendo la gara più emozionante. È stato un weekend positivo per CRM Motorsport, il team bergamasco che fa capo ad Ettore Carminati, presente quest'anno in due diverse specialità, con la Lamborghini Huracan il team principal, mentre Michele Imberti è rimasto in TCR con la rossa Hyundai i30. La gara 1 del sabato ha visto esprimere diverse potenzialità. Da un lato, con la GT di Sant'Agata Bolognese, Carminati era al debutto, quindi feeling non ancora altissimo, ed ha oscillato in classifica intorno alla posizione delle qualifiche, fino al testacoda subito dopo un sorpasso che lo ha affossato al 23° posto, concludendo così la prima gara con la riconoscibilissima Lambo a specchio. Mentre alla guida della i30 coreana, Michele Imberti parte bene e recupera posizioni fino alla quarta piazza finale, a pochissimo dal podio, rinforzando l'agreement che esiste tra il pilota di Clusone e la pista romagnola. Nella serata di sabato anche gara 1 delle TCR DSG, le vetture con doppia frizione, dove il turco Vedat Ali Dallokay non ha rivali con la sua Audi RS3 DSG color arancio fluo e sigla la prima vittoria del 2023 davanti alla coppia della RC Motorsport con le altrettanto riconoscibili Audi RS3 giallo limone. Domenica metà mattina gara 2 della TCR con una sontuosa vittoria di Imberti che scatta dalla pole e si aggiudica la corsa dopo una bella lotta col francese Comte sulla Cupra Leon DSP Competition. Imberti parte bene e mantiene la sua prima posizione fino alla bandiera a scacchi, ripetendo così il successo del 2002 su questa pista, con la quale ha un particolare e positivo rapporto. Al terzo posto l'olandese Van de Velde con la Honda Civic, campione uscente del TCR Italy e vincitore sabato di gara 1. Ritirato invece l'altro bergamasco Poloni, che non riesce a fissare il risultato del sabato con la sua Audi rosso fluo. A metà pomeriggio di domenica la gara 2 della GT Cup, dove Carminati parte dalla sesta fila e scala posizioni sino alla quinta, mentre il lucchese Riccardo Pera è leader con la Porsche 992 di Ombra Racing, inseguito dal belga Stadtbader, vincitore sabato di gara 1 con la Huracan della WSR. Dopo il cambio pilota con sosta al box, un'altra safety car ricompattava il gruppo e vanificava il vantaggio dell'equipaggio sulla Porsche e di giusto, superato a Pera, doveva contenere il belga della Lamborghini, ma a sei giri doveva cedere la prima posizione anche per problemi allo sterzo, finendo la gara al secondo posto esattamente come al sabato. Carminati conclude al 9° posto per una penalità di oltre 6 secondi ricevuta per irregolare sosta al box. Un totale che lo penalizza e che lo allontana dal podio dalla categoria AM. Sarebbe stata una bella immagine nel weekend del debutto in GT Cup, ma ahimè sfumata, sebbene in CRM sono certi di non meritare la penalità subita. Prima di lasciare l'autodromo dedicato a Marco Simoncelli, l'ultima gara del weekend, la 2 delle TCR DSG, che vede il ripetersi della galoppata vincente del turco Dallokay, che passa al comando della speciale classifica in splendida solitudine, con 155 punti dopo 4 gare, inseguito dalla romana Carlotta Fedeli a 140. Ma sentiamo dai due piloti di CRM Motorsport le sensazioni alla fine del weekend romagnolo. È stato un bel weekend di gara, ci siamo innanzitutto divertiti. È stato un weekend sicuramente inaspettato, perché sia dal punto di vista della TCR, che ha fatto una super gara e abbiamo fatto un risultato stupefacente, anche la GT
siamo riusciti da subito a comunque metterci luce, e parte qualche inconveniente perché la macchina, essendo una macchina nuova per la squadra, ci ha lasciato qualche cavillo di setup e qualche problema dal punto di vista della gioventù del progetto. Siamo riusciti comunque a fare una discreta qualifica. Gara 1 abbiamo sbagliato un po' il setup dell'auto, sempre dato dal fatto che non abbiamo esperienza. Gara 2 abbiamo sistemato e infatti subito è uscito un ottimo risultato, perché abbiamo tagliato il traguardo in quinta posizione, secondo degli AM. Poi per un errore di gioventù barra non abbiamo capito bene il perché, abbiamo fatto il pit stop correttamente, abbiamo rispettato la velocità in pit lane, però risulta dagli schermi che manchi un secondo e mezzo sul totale della sosta, quindi l'ammenda è stata 6 secondi uguale abbiamo perso il podio, secondo me meritato per un secondo e 9. Diciamo che a fine gara c'era un po' di amaro in bocca, adesso ho mente fresca, sono contento e sono comunque carico per la prossima di Monza. Un ottimo weekend per noi, partito subito al meglio dalle prove libere dove abbiamo fatto degli ottimi tempi. È stato un weekend in salita perché anche dalla qualifica siamo andati molto bene. Poi in gara 1 abbiamo fatto il nostro meglio possibile con un bel duello con Comté, che ci ha portato ad arrivare in quarta posizione. La gara top del weekend è stata quella della gara 2, che siamo partiti da P1 e l'abbiamo mantenuta fino alla fine, che è stata una gara molto tirata con due safety car, due ripartenze. Però è stato un ottimo weekend. Devo ringraziare i meccanici, il team, tutti i miei papà, i sponsor, tutti per il sostegno e per il lavoro svolto questo weekend, che è stato al top. In generale un weekend positivo per vari aspetti, che porta a vedere roseo il futuro di CRM Motorsport, team bergamasco che basa il suo credo sul motto testa bassa e lavorare, tipico di quella provincia lombarda. Il secondo round del campionato italiano Gran Turismo Sprint si correrà a Monza dal 23 al 25 giugno, ma nel frattempo il 20-21 maggio prenderà il via la serie Endurance con la prima gara in Sicilia sul circuito di Pergusa. Tra pochi giorni per Riccardo Rigo terminerà una lunga pausa agonistica di oltre 2 mesi e per il pilota di Borgo Valsugana è finalmente arrivato il momento di sedersi ancora nell'abitacolo della sua Citroen DS3 N5 curata da Power Brother e condivisa con Diana Darderi per riprendere la caccia al CIRT, il campionato italiano Rally Terra, in vista del secondo atto di questa serie tricolore. Rigo sarà presente nelle Marche, sugli sterrati intorno ad Urbino, dove il 20 e 21 maggio è in programma il Rally Adriatico, evento motoristico giunto alla 30ª edizione. Sarà una trasferta particolarmente sentita al pilota trentino, che si trova a sole 3 lunghezze dalla vetta nella Coppa Aci Sport 4QD e con l'opportunità di passare al comando già nel weekend. Qui all'Adriatico ho vinto nella stagione 2022-2021 la categoria N5. Ho avuto anche diverse soddisfazioni con la Lancer, quindi non posso dire che questo terreno non mi sia congeniale. Ma come avevo detto inizio anno, il mio obiettivo è quello di raggiungere la soddisfazione di guida senza puntare ad alcun risultato. D'altro canto è anche vero che nella classifica provvisoria nel CIRT riservata alle categorie unificate N4 e N5 mi vede comunque in seconda posizione, quindi cercherò sicuramente di dare il meglio per fare bene. Thank you.
dell'Adriatico è una gara che ha visto il portacolori della scuderia Malatesta sempre sul gradino più alto del podio tra le M5 e nell'annesso trofeo, da quando ha abbandonato l'indimenticabile Mitsubishi Lancer Evo 9 di gruppo N, auto che tante soddisfazioni gli ha regalato nel corso della sua carriera rallistica. Per la tappa marchigiana sono previste nuove evoluzioni sulle Citroen GS3, giusto per rendere il panorama più interessante, anche perché Arrigo su questi sterrati ha corso varie volte, oltre ad aver vinto le due ultime edizioni con la M5 nel 2021 e 2022, raccogliendo importanti soddisfazioni su un tipo di fondo che gli è stato sempre particolarmente congeniale. Rispetto al Val d'Orcia, le sospensioni hanno subito ulteriori modifiche e tutto il team è curioso di vedere e verificare se daranno i frutti che a livello tecnico sono attesi. La gara sarà su una sola giornata, domenica 21 maggio, anticipata dalla passerella sabato sera con la cerimonia della partenza. Il percorso che conta per la classifica è lungo poco più di 70 km crono, suddiviso in tre speciali: San Fiorano di quasi 9 km, Molleone di 9,28 e Colondello di quasi 5,5, tutte da ripetere tre volte, alternando riordini e parchi assistenza nella tabella tempi e distanze.